C'è una telefonata in linea, vediamo chi ha telefonato a Mi Manda Rai 3. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, salve, sono il senatore Lello Ciampolillo del Movimento 5 Stelle. Anzi, saluto la collega che è lì presente. Buonasera, senatore. Buonasera a tutti voi. Buonasera, dottor Sottile. Buonasera, senatore, dica, perché ci ha chiamato? Sì, io chiamavo perché ho visto l'intervento precedente, quello che riguardava carnivori contro vegani, sì. E mi è sembrato molto strano che in trasmissione non ci fosse il medico vegano, cioè c'erano a confronto due medici, ma non c'era quello vegano, anche perché Noi sappiamo che invece il professor Berino è un medico vegano, quindi proprio certificato. A me non risulta, per un semplice però a noi motivo. Sì. Però mi scusi, no, senatore, però non capisco la telefonata, mi perdoni, perché mi scusi, risulta perché il dottor Berino dice che è possibile mangiare le uova, che è possibile bere il latte e anche la carne, quindi a confronto un servizio pubblico dovrebbe mettere da un lato il medico. Lei è della Commissione parlamentare vegano. Di vigilanza della RAI, io sì. Credo di avere fatto una trasmissione equilibrata, senatore Ciampolillo. No, ma lo sa perché? Perché abbiamo messo a confronto chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro. Abbiamo analizzato, mi scusi senatore, finisco, io l'ho fatta finire. Abbiamo analizzato i rischi della carne, di chi la mangia, abbiamo sentito la campana dei produttori di carne, dei produttori di pollo. Credo di avere dato un servizio ai telespettatori esaustivo. Se lei non la pensa in questo modo, rispetto alla sua opinione. Il titolo è carnivori contro vegani. Se lei non mette dall'altra parte un medico vegano, ce ne sono tanti in Italia, ne avreste potuto chiamare uno, invece non l'avete chiamato. No, l'abbiamo chiamato. Berino è vegano, le sto dicendo. C'è stato presentato come un medico vegano. Non è assolutamente vero, perché Berino dice di mangiare latte. Dice di mangiare latte, però è vegano. Non è un crimine bere il latte o mangiare la paiata, mi perdoni. Il medico vegano non le dirà mai di bere il latte di mucca, quindi va messo a confronto, per una trasmissione completa e corretta, va messo a confronto un medico vegano. Poi lei, proprio dottor Sottile, ha parlato anche di quei bambini malati perché vegani. Io mi sono occupato di questo più volte anche in Parlamento. No, io ho fatto una domanda, senatore, mi scusi. Ho fatto una domanda, senatore, ho chiesto se i bambini che utilizzano il metodo vegan hanno dei problemi oppure no, ma ho fatto una domanda a tutti e due, non ho preso così. Ne approfitto, visto che siamo in diretta, tutti quei casi che sono stati segnalati dalla stampa, dove si è detto che erano malati perché vegani, io personalmente ho chiamato, ho parlato con i direttori sanitari o con i pediatri e mi hanno confermato che tutti quei casi, basterebbe pensare a quello di Milano o a quello di Genova o a quello di Belluno, erano tutti casi falsi. Ho parlato io con i medici della direzione sanitaria. Quindi chi mette in giro queste informazioni fa. Lei fa è medico, senatore Ciampolillo? No, non sono un medico, per questo ho parlato con i medici, mi sono fatto confermare che quei casi di bambini malati perché vegani non era vero, perché l'alimentazione non era vegana. Ho parlato col primario di pediatria del Fate Bene Fratelli, ho parlato col direttore sanitario dell'ospedale di Genova. A noi sembrava che Berino, senatore, fosse il più competente in materia, tra l'altro ha lavorato all'Istituto dei Tumori di Milano, ci hanno detto che era un vegano, quindi abbiamo messo a confronto due voci. Le vuole dire una cosa, Giuli? Senatore, sono Alessandro Giuli. Chiamate un dottore che non dice di bere il latte, che non dice di mangiare la carne, un dottore che prescrive le diete vegane. No, ragazzi, scusate, siccome il senatore ha chiamato Mi Manda Rai 3, ci devo parlare io. Quindi non facciamo dibattiti. Comunque dico, senatore, carnivori, mi fa piacere. Contro vegani, mettete dall'altra parte un medico vegano. Va bene, dico, questa è una sua opinione. C'era noi abbiamo messo un dottore che dice che bisogna mangiare la carne e un dottore che dice che la carne fa male. Abbiamo messo a confronto due scuole di pensiero. Ora, senatore, io intanto mi fa piacere che lei guardi Mi Manda Rai 3 e che sia così sensibile ai temi del servizio pubblico, con tutti i problemi che abbiamo in Italia. Io, come vede, le ho dato ospitalità. La ringrazio. Si figuri, poi non è un problema di Movimento 5 Stelle o di Commissione di Vigilanza. Se c'è qualcosa che non l'ha convinta, noi, come vede, le abbiamo dato ospitalità, non c'è problema. Ma io la tagliata, posso continuare a mangiarla? Buona serata, grazie per il sottile, grazie. Senatore, la ringrazio e la saluto, grazie di questa... Grazie a lei, grazie, buonasera.